Cari amici di me più oggi andiamo a parlare di Corsica, che tutti noi conosciamo come francese, ma siamo andati a vedere un po' meglio nelle carte e a quanto pare non è esattamente francese. E in più abbiamo scoperto che ci sono vari movimenti e associazioni che cercano un riavvicinamento tra la Corsica e lo Stato italiano. Oggi andiamo a parlare di tutto questo nel dettaglio con Gabriele Bini, che è il portavoce dell'associazione Italo Corsa, Pasquale Paoli. Ciao Gabriele, buon pomeriggio. Salve a tutti, eh, grazie per l'invito. Vuoi spiegarci meglio questo aspetto che riguarda la collocazione geografica all'interno degli stati europei della Corsica? Perché tutti noi sappiamo che è francese. In realtà attraverso le vostre ricerche avete scoperto che non è esattamente così. Ci vuoi spiegare nel dettaglio? Innanzitutto, come detto te, politicamente oggi è francese, però eh, già geograficamente molto vicino all'Italia, molto vicino alle coste toscane, eh, molto vicino alle isole dell'arcipelago toscano e eh, l'italianità, parlando dell'italianità già ben appunto eh, c'è una forte italianità sull'isola, infatti il dialetto corso è un dialetto italiano. Molto simile al toscano. Tu sei corso o toscano? Perché parli toscano? Io sono toscano, io sono, toscano. sono ah, della okay. provincia di Lucca, anche se però diciamo che sento quest'isola molto vicino alla cultura toscana, alla lingua toscana, eh, perciò quindi alla lingua italiana e all'intera Italia stessa. Ci sono stato due anni fa in Corsica, infatti, quando ci sono eh, arrivato a Bastia, ma su tutta la costa est, io mi sembrava di essere. In casa mia, cioè, non, non pensavo di essere in Francia all'estero, assolutamente no. Ma eh, quindi come ti sei avvicinato te a questa causa Corsa, ehm, ovvero questa volontà di creare una struttura politica e anche delle relazioni politiche tra associazioni Corse e associazioni italiane per un riavvicinamento? Come ti sei avvicinato a questo? E poi cortesemente, spiegaci meglio questa cosa del trattato di Versailles. Della diciamo dell'appartenenza francese della Corsica. Allora, io mi sono avvicinato a questa causa eh, tramite proprio Facebook. Eh, C'era un gruppo che si chiamava Corsica Italiana, di cui ora io sono eh, uno degli amministratori, e mi ero incuriosito perché io mh, non ho mai saputo niente cioè, su quest'isola se non sui libri de, di scuola che si parlava di Napoleone. Eh, poi per il resto cioè, l'avevo vista sotto la Repubblica di Genova, eh, poi Roma, eccetera, così, però non sapevo in particolare eh, determinate cose. E non sapevo ben appunto che eh, sull'isola si parlasse un dialetto così simile all'italiano. Infatti veniva anche eh, Niccolotto Maseo, un famoso dalmata, eh, diceva che il più puro dei, dei dialetti italiani è il corso per quanto riguarda il trattato di Versailles eh, allora io ho trovato le, eh, le copie scritte di questo trattato qui tradotto in italiano perché l'originale è il francese eh, ehm, è stato ratificato il 15 giugno 1768 tra eh, la Repubblica di Genova e eh, il Regno di Francia in cui si parlava però di, un, eh, di una cessione temporanea dei porti, di alcuni porti isolani per far sbarcare i francesi che avrebbero aiutato eh, la Serenissima Repubblica di Genova a riconquistare l'isola che eh, era diventata indipendente con eh, Pasquale Paoli. Era diventata indipendente da Genova e i genovesi, eh, non riuscendo a sedare da soli le rivolte, avevano chiesto aiuto alla vicina Francia che già si era interessata alla Corsica eh, nel 1500, quando c'era stata un'altra eh, insurrezione con San Piero Corso. I Corsi. Eh, cioè, si parla sempre di questa storia eh, la corsica non è italiana così ma i corsi non ce l'hanno quegli italiani allora ricapitolando un attimo la repubblica marinara di genova mh, amministra la corsica fondamentalmente la corsica è il territorio di genova chiede al okay. regno francese di essere aiutata in una delle guerre che stava facendo in quel momento e concede l'utilizzo di alcuni porti corsi eh, in, per una determinata fase, diciamo limitata nel tempo, secondo quello che sarebbero dovute essere le aspettative, in realtà non va proprio così, giusto? Esatto, cioè si, si legge proprio: sono 15 articoli del trattato, però si, si legge benissimo in alcuni punti del trattato che eh, sì, la Francia poteva occupare i porti e poi anche temporaneamente l'intera isola però era per scacciare gli indipendentisti, insomma per sedare le rivolte è normale che non stanno fermi nei porti ad aspettare il nemico, lo vanno a cercare e occupata poi l'isola, eh, sconfitti gli indipendentisti non hanno reso l'isola a Genova eh, c'era sì una somma da pagare però Genova sicuramente L'avrebbe potuta sanare, potuto sanare questo debito qui. Ok, quindi diciamo che Genova aveva chiesto al Regno di Francia di eh, intervenire in Corsica per sedare i movimenti indipendentisti e quindi gli ha concesso i porti. A quel punto, però, la Francia, i francesi iniziano ad antentrarsi nel territorio corso e se ne impossessano fondamentalmente. Sì, esatto, esatto. Prima avevamo fatto anche una richiesta. Eh, cioè, poi dopo cercavano anche di, eh, di trattare con gli indipendentisti dicendo a Pasquale Paoli, eh, noi ti lasciamo tutta la parte dell'isola, però tracciamo una linea tra, eh, cioè, diciamo sulla parte nord-ovest eh, del dito insomma, di Capocorso e una parte restante del nord, dicia, e avevano detto, ti lasciamo, quella parte, eh, cioè, ti lasciamo il sud dell'isola, però quella parte nord ce la prendiamo noi perché la Francia ha occupato quell'isola lì proprio come punto strategico perché è una porta d'accesso nel Mediterraneo e per l'Italia. C'erano velleità imperialiste, diciamo, c'erano intenzioni imperialiste, ma poi dopo questo evento del, eh, di questa concessione dei porti, poi la trattativa con Pasquale Paoli eh, tra francesi e corsi, viene regolarizzata in qualche modo l'appartenenza la, della Corsica alla Francia, oppure no? Pasquale Paolo assolutamente eh, rifiuta questa, questa proposta qui. Eh, quindi ci si rifà sempre al trattato che c'era con Genova. Però nonostante tutto questo, eh, poi ci sono stati degli scontri con gli indipendentisti. All'inizio gli indipendentisti sono riusciti a cavarsela eh, nella battaglia di Borgo, però chiaramente i francesi erano superiori. Cioè, rendiamoci conto che l'isola aveva 200.000 abitanti. Cioè, mh, la Francia era un grande Stato nazionale, già a quel tempo lì era molto forte a livello militare. Eh, dopo la, la prima sconfitta poi so, sono arrivati degli aiuti militari e gli indipendentisti non ce l'hanno fatta. Eh, con la battaglia di Ponte Nuovo nel, eh, nel 1769 eh, in automatico poi la Corsica è diventata francese a livello eh, cioè non, non giuridico ma a livello insomma, eh, politico. Però ecco, tra corsi e italiani non è, non è mai corso buon sangue, oppure sbaglio? È una diceria questa, ma eh, è, è, è una diceria, infatti, perché eh, dopo la conquista francese eh, della Corsica ci sono sempre stati dei corsi invece che eh, si avvicinavano all'Italia. Cioè, il primo, eh, il primo morto che c'è stato eh, tra i mille è stato un corso. Ci si chiamava Desiderato Pietri, nella battaglia di, Ca di Catalafimini è stato il primo caduto e si è buttato per l'Italia. Eh, quindi è assolutamente. non ci raccontano delle cose che. Ehm, cioè, non ce le raccontano per, per non far ritornare eh, un irredentismo italiano sia in Corsica che in Italia, perché i, i contatti sono mi, cioè, tantissimi, sono veramente tanti. C'erano notevoli poeti che scrivevano in italiano perché la lingua ufficiale è rimasta italia quella italiana fino al 1859. Poi la Francia l'ha eh, vietata e ha messo il francese perché, perché l'Italia si stava formando come stato, nazionale, come stato nazionale. Quindi loro avevano paura che un futuro Stato nazionale italiano avrebbe potuto rivendicare dei diritti sulla Corsica. Chiaro, e questa vicinanza? Tra l'Italia e la Corsica ha continuato a essere coltivata in qualche modo. Voi con l'associazione Pasquale Paoli cosa vi mh, diciamo presupponete come obiettivo? Allora, come primo obiettivo è lavorare su un riavvicinamento culturale perché eh, ci sono sempre tanti corsi che non sanno quante cose a livello storico e culturale accomunano la nostra penisola con la loro bellissima isola. E poi c'è cioè, un futuro tramite anche questo trattato qui quando ci saremo formati meglio come movimento e tramite eh, dei politici insomma in gamba potremo anche puntare per un riavvicinamento politico però questo per, prima di arrivare al riavvicinamento politico prima insomma bisogna sensibilizzare molto a livello culturale siamo in contatto con dei movimenti politici e delle associazioni culturali Italo Corse siamo in contatto con eh, Leia Nazionale che è un partito che abbiamo conosciuto di persona eh, e poi il movimento politico indipendentista Corsica e Nazione e l'Associazione Culturale Stelle Mare, che questa lavora bene appunto sui legami culturali che ci sono tra Corsica ed Italia, che sono tantissime. Ad esempio, eh, si può dire che eh, c'era la Guardia Corsa Papale che nel 500 eh, difendeva lo Stato Pontificio, eh, poi, ad esempio, eh, c'è il cammino di Santa Giulia che lavora sempre sul piano culturale. Che eh, fa questi, eh, questi, eh, questo sentiero, questi sentieri, in cui c'era eh, stata questa santa, che poi anche eh, patrona sia in Italia e in, certe, e in alcune località corse, quindi i legami veramente sono tantissimi. Eh, poi, sempre parlando da un punto di vista politico, c'era un partito di nome Partito Corso d'Azione, che nel Novecento, eh, che poi si è trasformato in partito corso autonomista, il cui leader era Petro Rocca chiedeva l'annessione all'Italia era un partito minoritario sull'isola eh, però insomma era un partito filo italiano la domanda mi sorge spontanea sono due in realtà le domande che mi sorgono spontanee, la prima è come mai un riavvicinamento all'Italia oltre il riavvicinamento culturale, vista la situazione politica che c'è in Italia vista, visto che lo Stato italiano diciamo, non gode esattamente di buona salute e la seconda domanda, magari così mi dai una risposta unitaria come mai perseguire più eh, lo scopo di un riavvicinamento piuttosto che di un'indipendenza? Allora, cioè, a noi andrebbe bene anche l'indipendenza, soltanto che eh, un'indipendenza per la Corsica vuol dire morire di fame, a mio parere. Poi ci sono anche moltissime persone che sostengono questa, questa tesi. Eh, ben appunto, la Corsica è la regione più povera di Francia al giorno d'oggi, cioè viene sfruttata tantissimo eh, hai, la popolazione, addirittura è sempre su 300.000 abitanti. Se si guardano le altre regioni italiane, abbiamo almeno un milione di abitanti. Cioè, poi la Corsica è una regione più grande di certe regioni italiane, ma è molto meno sviluppata. Questo per far capire, insomma, che quanto inter poco interesse abbiano i francesi nei loro confronti. Noi vogliamo ben appunto eh, un riavvicinamento politico perché il, tutta la, cultu la cultura corsa sta morendo a favore di quella francese, la lingua corsa sta morendo a favore di quella francese e noi non vogliamo, questo è inutile eh, andare soltanto, puntare soltanto a un riavvicinamento culturale quando poi eh, lo Stato, che eh, è sempre la Francia che, che governa la. E, quindi, e poi la Francia, come sappiamo, è un paese centralista, non concede autonomie, quindi è una favola quella che eh, loro possono concedere un'autonomia alla Corsica, che è già tantissimo tempo che gliela gli propongono, ma eh, non è mai arrivata, e in più loro inviano coloni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi per paura dell'irredentismo italiano, hanno eh, e continuano ancora a inviare coloni francesi o arabi sull'isola per far arrivare la, il, la popolazione autoctona ad essere minoranza per un futuro referendum che chiederebbe l'indipendenza o, o altro. Gabriele, e la vostra associazione, il vostro comitato, come si pone nei confronti della politica, delle forze politiche? Allora, noi siamo un'associazione partitica e desideriamo collaborare con tutte le forze politiche che desiderano insomma, abbracciare questa causa e eh, Noi ci stiamo eh, formando proprio come associazione. Abbiamo già fatto due inaugurazioni eh, lo scorso anno: la prima a Padova e la seconda a Roma, e ci stiamo son, sempre organizzando per aprire altri circoli in tutta Italia. Eh, siamo quasi presenti in tutte le regioni italiane. E in più eh, apriremo sicuramente un circolo a propriano nel sud-ovest della Corsica e altri. Eh, Penso sicuramente a, ba a Bastia, ad Ajaccio, Io sono in contatto con diversi corsi sull'isola che eh, vogliono un riavvicinamento con l'Italia e eh, lavoreremo bene appunto insomma eh, con scambi culturali, convegni, congressi, eh, letture di libri, eh, eccetera. Quando parliamo di partiti, parliamo sia di partiti corsi che di partiti italiani, giusto? Esatto, esatto, sì, sì. A proposito di libri, hai detto libri poco fa mh, vuoi consigliarci qualche testo qualcosa che diciamo dia qualche elemento in più alle persone per crearsi una loro opinione su quanto riguarda questo argomento? Certamente, allora eh, un libro è Storia della Corsica Italiana di Gioacchino Volpe che è stato scritto nel 1939 non è aggiornatissimo perché poi insomma ci sono più di 70 anni di storia dopo da raccontare e eh, eh, voglio dire che noi come associazione ci stiamo occupando eh, della sua ristampa eh, con un'aggiunta più a livello storico e poi eh, devo ancora leggerlo però penso sia un bel libro perché ci sono scritti anche tutti i caduti italiani perché e voglio aprire una parentesi una piccola parentesi voglio ricordare che quasi più, più di sei, eh, circa 600 eh, militari italiani hanno dato la vita per liberare la Corsica dai nazisti eh, oggi mh, si dice che l'Italia abbia fatto del male in Corsica quando c'è stata l'occupazione italiana. Non è vero, perché bisogna differenziare da quello che hanno fatto le Camicie Nere da quello che ha fatto il Regio Esercito italiano. Eh, perché i francesi eh, diciamo che hanno tirato del fango eh, su quello che ha fatto l'Italia. Hanno fatto un po' di propaganda strumentalizzando. Esatto, un po' di propaganda anti-italiana per convincere dei corsi che l'Italia ha fatto solo del male. Invece non è così, perché sono scritti su questo libro. Eh, tutti i nomi di tutti gli italiani che sono caduti per liberare la Corsica. E ehm, i francesi cosa fanno, oltre che fare questa propaganda schifosa? Non ricordano neanche eh, i nostri morti mh, in una lapide, quando vengono ricordati soltanto i, i morti che venivano dalle colonie o, da, o dalla Francia. Cioè, quello che ha fatto è quello che, se non c'erano i militari italiani, ehm, succedeva chissà cosa perché i tedeschi dovevano scappare, cioè, dovevano andare via però sono rimasti lì e hanno aperto il fuoco e gli italiani invece si sono messi subito a difendere gli isolani. Bene, grazie mille Gabriele, è stato un piacere averti ospite qui su MePiù, soprattutto per questo argomento che è totalmente nuovo per, noi, per il nostro canale, per le nostre orecchie e che da quando ho letto la tua prima mail mi ha interessato moltissimo. Ti chiedo un'ultima cosa, visto che noi l'estate scorsa abbiamo organizzato il MeTour, un viaggio in Italia dove abbiamo toccato diverse regioni, abbiamo parlato con molte persone, fatto delle interviste, realizzato dei servizi che alcuni ancora stanno, stanno uscendo in questi giorni sul canale. Ehm, che ne dici? Possiamo organizzare qualcosa magari per la prossima estate con, con la Corsica? Mi dai una mano? Certamente, certamente. Ne, 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 sono, eh, ne sono molto contento di questa, di questa proposta. Accetto, accetto più che volentieri, certamente. Molto bene, grazie mille Gabriele, è stato un piacere, io ringrazio tutti i nostri interattori, sapete amici di me più che ci hanno proprio da pochi giorni demonetizzato il canale, quindi il nostro unico sostegno, la nostra unica possibilità per poter continuare a fare quello che facciamo. In maniera assidua, totale, continuativa è il vostro sostegno, lo potete dare su mepiu.it tramite Paypal, Carte, Iban, Postepay e qualsiasi altro mezzo e poi ci trovate anche sul canale Telegram Chiocciola MePiu. Questa cosa è importantissima perché senza questo supporto doppio, quindi voi che ci seguite su altre piattaforme oltre a YouTube e il vostro sostegno, difficilmente riusciremo ad andare avanti con, con l'attività di questo canale. Grazie a tutti, buonasera e al prossimo appuntamento.